Siamo qui per questo intervento all'Università per parlare degli scenari energetici da qui al 2040. È sicuramente un dato interessante quello dell'energia. La domanda di energia cresce, ma cresce soprattutto nei paesi in via di sviluppo, mentre nei paesi i paesi OCSE, quindi l'Europa, gli Stati Uniti, tende a diminuire, nonostante il PIL aumenti. Andiamo ad affrontare un futuro con una popolazione che arriverà a 9 miliardi di abitanti e oggi verso i 5 di oggi, quindi c'è una crescita notevolissima e la crescita sarà nei paesi in via di sviluppo con una crescita del PIL e il PIL cresce perché i nuovi abitanti del nostro pianeta vorranno sempre più energia. Savona, il polo di Savona gioca un ruolo importante sicuramente come Esso Italiana. Noi abbiamo qui come Esso Italiana un impianto di produzione di lubrificanti e un impianto chimico e abbiamo poi vicino Savona, Aquiliano, esattamente il nostro crude terminal dove arrivano i grezzi che vengono poi lavorati nella raffineria di Tregate. Il petrolio ormai sempre di più servirà per trasportare uomini e cose, quindi su questa direzione il trasporto di uomini e cose le raffinerie stanno lavorando per sviluppare quei carburanti che serviranno ad alimentare quindi le autovetture del futuro. Autovetture che saranno sempre più efficienti, sempre più ibride e quindi con minori consumi, ma che avranno sempre più bisogno di carburanti di qualità.